Thank you. You were always so kind to me, Snake. Oggi purtroppo non ho potuto fare sta cosa. Sì, tornerò sicuramente. Non ho potuto fare sta cosa per il semplice motivo che praticamente non avevo queste foto che adesso vi faccio vedere. Datemi un attimo, database, mi sembra che era su documentazione tipo. Sì, documentazione, per ogni foto che trovo di questo genere che dovrei trovarla in teoria con delle missioni speciali, nel senso, adesso ve lo dico, eh. Queste sono le foto che gli ho fatto vedere a Paz. Se vado a fare queste missioni qui che adesso vi faccio vedere, intanto devo recuperarne tantissima roba. Ho lasciato un po' stare cosa. Ecco, se per caso faccio queste missioni qui mi dà ogni volta un'immagine, quindi praticamente ogni persona, ogni vagante di questa della database ha un'immagine propria di Paz o di altre persone con cui può sbloccare una scena tagliata di Paz su Paz. Ogni volta che lo faccio dovrò prendere queste cose, queste immagini e le porto a Paz per fargli più o meno ricordare i vecchi tempi. Detto questo, possiamo anche richiamare l'elicottero e andare a fare la prossima missione. Cercando di non farci ammazzare, che sarebbe il caso. Elicottero, perfetto. Nel frattempo c'è sempre Quiet che non ha fatto niente di che. Inoltre io non mi sono neanche mosso, quindi è un po' normale che non ho fatto nessuna scena, ecco. Non ho sbloccato nessuna scena tagliata, quindi è del tutto normale. E quindi adesso cercherò di fare cioè, lascerò stare un po' GTA e vedrò di fare qualche missione di queste, pur di sbloccare nuove scene oppure di recuperare queste immagini dei vaganti della database. Speriamo di riuscirci e che vada tutto per il meglio. Detto questo, niente. Qua c'è Quiet con la sua Naked Gold. E niente, adesso aspettiamo di partire. Nel frattempo c'è qua sempre la mia acqua. Ah, mi scivola proprio. Ok. Detto questo, partiamo con una nuova missione. Vediamo qual è perché non lo so sinceramente. Allora, missione. Ho sentito che uno dei prodotti del progetto Lesan Farm, Jerry Ball, è disperso in Africa. L'età dovrebbe essere quella. Non sto dicendo che pensi sia, ma vi ricondurre comunque un esame genetico. Non preoccuparti, lo farò senza che lui se ne accorga. L'esame potrebbe richiedere tempo, ma ti farò sapere i risultati appena saranno pronti. Ok, detto questo, un gruppo di bambini di soldato che ha de desi disertato dai ribelli di Nyambele ha rapito il loro vice comandante. Recupera sia il comandante dei bambini soldato che il vice comandante rapito. Ok. In teoria dovrebbe stare in quel posto di guardia, quindi speriamo che vada tutto per il meglio. Nel frattempo mi metto questo, che almeno sono sicuro che non succede niente, che nessuno ci crepi. Ok, veicolo, lasciamo questo qui. Personaggio, ogni tanto cambiamo perché sono giorni che ho lasciato questo qua, quindi io direi. Mettiamoci questa, l'uniforme furtiva. Opzioni di testa ovviamente non posso mettere niente perché non posso. Penso che sia per il semplice motivo che ho una. Come si chiama? Ho quel metallo in testa quindi non posso mettere niente altrimenti peggiorerei la situazione. Ok. Adesso. Aspettiamo che parti. Parti? Ok. Obiettivo vendetta. I'm true, yeah. Vengo Vengeful in true e Vengeful. Facciamo sta missione. Gli obiettivi della missione sono recuperare il comandante dei bambini soldato e il loro prigioniero, il vice generale. Questo gruppo di bambini soldato ha deciso di separarsi dai militanti in Bele.
hanno fatto prigioniero il vice e hanno occupato un villaggio abbandonato. Per iniziare, controlla la posizione sulla mappa. Boss, i bambini soldati ti tratteranno come un nemico, ma sono solo bambini. Perciò, non ferirli. Ci mancherebbe, è il minimo. Non ucciderei mai un bambino, ovviamente. A meno che non sia proprio costretto fino al limite. Quello sarebbe abbastanza rischioso, però penso che non lo farò. Se è recuperabile, è l'unica cosa che posso fare, però non penso che in questo gioco sia istighi a uccidere dei bambini, ecco. Quindi andiamo a fare le missioni. Detto questa stronzata, possiamo anche partire. Ok, andiamo di qua. Ok, sto arrivando, arriva. Non ti viene un attimo che percorre la strada. Anche lei sta percorrendo la strada. Pensavo che passassi per le montagne a fare hai. Invece no, percorre la strada pure. Che bello. I punti di osservazione più elevati, perfetti, per una. Io ho segnato un bel punto sulla mappa. Controlla i tuoi droid. Dov'è questo punto? Ah, tu dici. Aspetta che tolgo un attimo l'indicatore che per sbaglio l'ho messo. Non riesco a toglierlo, ok. Qui dici, eh? Va bene, allora andiamo qui. Ah, ma è solo il coso lì, non mi interessa. Ok. Non coprirmi perché tanto è inutile, non serve. Ok, arrivo al punto che mi hai detto te, eh. Eccomi qui. Tu dici qui, eh? Beh, in effetti è una buona posizione, sinceramente. Vedi i bambini. Ecco come non te recupero. Ok, pensavo che dicessero che sa che invece niente. Allora, quello è il comandante. E ok. Là in fondo chi c'è? Questo è un prigioniero. Il suo vice. Ok. Di là non ci sta nessuno. Beh, non mi sembrano tanti soldati, eh. Là ci stanno i materiali minori, i metalli minori. La situazione è questa, quindi. Ok. Oh, lì che ci sta? BR, risorse biologiche, buono. Le recupererò. Aspetta, dimmi tutti, penso che ci sia qualcosa, no? Stanno per parlare? No, il vicecomandante si è allontanato, quindi io direi possiamo sparargli. Tanto nessuno si accorgerà in teoria. Da caso prima avviciniamoci che è meglio. Devo ritrovarmi un attimo con i tasti perché il costante giocare a GTA mi sta prendendo un attimo la mano e quindi gioco con gli stessi tasti praticamente. Metalli comuni, metalli comuni. Ok. Dimmi tu chi vuoi colpire. Fai fuoco. Ok, ne ho preso uno, ne ho preso altro. Perfetto, ho preso tutti. Vediamo se qui dentro c'è qualcuno. Sì, c'è qualcuno. Preso. Ok, ho addormentato tutti, eh. Adesso, porto i ragazzi fuori. Perfetto. Vorrei recuperare il veicolo, così almeno ci recuperiamo tutti subito. Tanto mi recupero anche i metalli, che non fanno male. Eccone uno. Eh? Ci sta qualcuno? Non ci sta nessuno. Nah, ma che me frega a me. Qua non ci sta niente. Ok. Andiamo a prendere il veicolo. Tanto qua non ci sta nessuno.
squadra mandata in pattuglia. Come la squadra mandata in, in pattuglia? Dove li visti? Ah, eccoli! Eccoli là in fondo. Porca miseria, riesco a salire le cose. Ti vedo. Coprimi. Li vedo. Maledizione, ho mancato. Ancora? Non riesco a prenderlo quello stronzo. Ok. Ok, dormito. Tazzata, ok, perfetto. Ora, Gesù, vediamo se possiamo chiamare l'elicottero ad arrivare fino a qui, figurati no. Allora, da quella parte ci sta una cosa, quindi andiamo a prendercelo. Cos'è poi? Ah, un lupo, va bene, prendiamocelo. Mi sembra tanto poi un lupo, sembra più una volpe, però vabbè. Ok, proviamoci adesso. Prendi il veicolo e vengo là. Ok, eccomi, arrivo. È uno sciacallo infatti, striato. Ok, sto arrivando, eh. Datemi un attimo. Aia, non devo sbattere però, porca miseria. Ok, fermati. Troppo. Lo so che vuoi tornare a casa, dammi un attimo di tempo almeno, no? Ok, ricopriamoci il ragazzo qua. E lo portiamo, questo qui lo portiamo via con il pallone. Ah, non possiamo. Ferito, sembra che viene zitto. Non possiamo portare lo sforzo di ricopro. Ok, allora lo mettiamo dentro. Prendiamo anche gli altri bambini. Porca miseria, te non ti avevo visto. Tommy, è il caso. Poi, non mi ricoprare il ragazzo, ok. Mettiamoli dentro. Ok, ancora due ne posso mettere? Mi prendo questo qui, sta più simpatico. Lo posso mettere qui? No, eh. Però posso mettere il posto avanti. Ah, posso portare solo poche persone. Questo di più, sinceramente. Va bene. Ora, portiamoci via questa roba. Volevo esplorare un attimo la zona per vedere se c'è qualcos'altro, magari. Però non sembra che ci sia molto. Risorse biologiche ne abbiamo presi tantissimo. 7500. Guarda quante ne prendiamo una volta. Poi, mi si apre la porta. Ok, io direi partiamo. Nel frattempo chiamo l'elicottero e mi faccio spedire qui. Ok, andiamo. Cerchiamo di non ammazzare i bambini perché sennò mi ammazzo io. Ok. Andiamo. Fermati tu! E tu? Da dove diavolo sei uscito? Vai! Ma ti porto via! Ma dove cacchio è uscito? Vabbè! Andiamo! Vai, anche qua vicino! Cerchiamo di non schiantarci troppo. LOL. Porca miseria, dai! Mi posso incastrare con uno stupido? Sì, perché sono io. Ok, andiamo di qua. Dai, sto caso. Ops. Porca mia. Fatto. Sgombrata. Adesso prendiamoci i bambini. Cioè, prendiamoci prima il ragazzo che è messo male.
invece mi occupo solo di ragazzo, ok? E non mi rompe. E uno. E due. Perfetto. Non capivo. Ok, saliamo. Zona calda abbandonata. Quiet con noi e ci abbiamo anche i ragazzi soldati. Missione compiuta. Qua non ho più acqua. Che bello. Cioè, devi dare una coperta se magari si era spento un attimo il microfono. Per fortuna di no. Perfetto. Prendi il recupero. Già fatto. Perfetto. Missione completata. Buono. Molto bene, mi si sposta. Missione completata. Forse la prossima volta missione non sarà così facile. Purtroppo abbiamo preso una. Vabbè. Boss, per quanto riguarda ciò che... Riferirò semplicemente che abbiamo incontrato una forte resistenza da parte dei ribelli e che l'ostaggio è stato ucciso nel conflitto tra loro. Inoltre il loro leader non si sarebbe... Dubito che il cliente ci pagherà, ma abbiamo comunque ottenuto un'ottima ricompensa dal numero dei due generali. Vabbè. Mentre per quanto riguarda il numero dei... Immagino che sappia cosa significherà. Ha detto, se lavoro per voi posso essere il numero 2 o il numero 200, non mi importa. Ok. La piattaforma di quarantena è stata costruita. Posso tirare fuori tornare alla Madabase dell'Android mentre sei nel centro di comando aereo. Soldati d'elite. Uno specialista di gas soporifero. Piantagrane. Ranger. Beh, abbiamo trovato degli ottimi soldati, sinceramente. Buono, buono. Boss, c'è un'emergenza. Gran parte del nostro personale si sta ammalando. All'inizio sembrava un semplice raffreddore, ma ben presto delle vesciche hanno iniziato a spuntare sul petto e dannazione. Ti farò il rapporto del CCA sulla salita dell'elicottero. Sono già sull'elicottero, tranquillo. Sto arrivando. Questi sono i sintomi dell'infezione alla Mother Base. Le vesciche sui corpi sono tutte piene di piccoli vermi, hanno molto probabilmente larve di parassiti. Non abbiamo trovato? Non sembrano maturi nel corpo, come uno spago. Non conosciamo il veicolo infettivo e cosa sfidare. Boss, ricordi di aver visto quei sintomi prima? I corpi galleggianti alla raffineria di petrolio, le cavie umane negli atti alla casa del diavolo. Questa epidemia sembra ciò che abbiamo osservato dando la caccia a Cypher. Allora quest'anno la distruzione di massa su cui Cypher sta lavorando in Africa. Boss, la situazione è urgente, dobbiamo mettere in quarantena gli effetti e contenere la gente. Ora la priorità è impedire altre vittime, ma il problema è come facciamo a sapere chi è infetto. Durante il periodo di incubazione non c'è modo di sapere chi è. Dovrei provare a indovinare chi è infetto prima che mostri i sintomi. Sarebbe più facile se solo sapessimo il percorso e il vettore di infezione. Non è un paese di sospetti, almeno due persone di si è infetto. Grazie.
Cacchio. Mamma mia. Come faccio a sapere se sono sintomo, se sono, se hanno sintomi, ecco. Ci vuole una vita per sapere se sono sani o no. Sano. Tutti sani qui. Sto controllando se siamo tutti sani, spero di sì. Ferito. No, ma questo è tutto lo staff, non mi interessa. Dobbiamo controllare questi qui. Sono tutti sani. Meno male. Ok. Scusate ragazzi, non parlo, però sono un po' perplesso. Vedrò un po' come risolvere questa situazione. Se riuscirò a risolverla poi. Database, enciclopedia. Stanno succedendo tutte cose in una volta sola, io non so più che cosa devo fare. Ok, qui non possiamo fare niente, questo è chiaro. Qui niente, di 4 non possiamo fare niente. No, niente, ok. Devi vedere se per caso c'è qualche. Ci sono due della staff che non ci sono, quindi. Almeno sostituiamo quei due che non ci sono più. Va bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale. Prima di tornare alla base, magari è successo qualcosa. Torna alla piattaforma di comando. Non so più che cosa devo fare, cioè io non so più se devo chiudere il video o no. Continua a interrompermi ogni 3 secondi, che cacchio. Vabbè, ora vediamo la situazione qual è. Aspetta che un minuto. Laka vekutuba Ugizina uge bigi lakamono. Ugizina uge bigi lakamono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli.
Shout it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me? Enough. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. A quanto pare Ellie si deve ancora abituare a questo stile di vita praticamente, perché dopo tutto ha vissuto nella guerra, quindi è normale, ed è tutto normale che reagisca in questo modo, anche se si deve stare un po' calmo. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, condividete con i vostri amici, attivate il campanello, iscrivetevi al canale che mi sotto in descrizione, rispondete per scegliere i sondaggi, e noi vedete episodi di Metal Gear Solid 5 durante un pay, e noi... E di Fiera ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.